scusate, ma devo veramente sciogarmi questa sera. Devo. Partiamo male. Lo so che partiamo male questa sera, però non posso farne a meno. Vi ho detto che in questi giorni avevo la febbre. Questo finale di partita me l'ha fatta tornare, me l'ha fatta schizzare 87 gradi centigradi, 4 milioni di gradi Celsius. Sto male, sto ancora malissimo, perché io non sono pronto a queste cose qui, non sono pronto a queste finali di partita. Bene per finire l'anno così. Non c'ho più sangue al cervello, completamente andato. Bene per finire l'anno così. L'hanno finito bene perché questa vittoria, ragazzi, oh cavolo, questa vittoria se è bella. Con il pareggio di ieri dell'Inter, oh cavolo, se sta vittoria è bella. Ora Juve e Inter differiscono soltanto per quella che è stata la partita con l'Atalanta, che ha vinto l'Inter a Bergamo e che invece ha pareggiato la Juventus per 0-0. Ora Allegri, allenatore con più 1-0 nella storia della Serie A, con 76, tra le altre cose, con questo 1-0 qua, è vero. Allegri, allenatore con più 1-0 nella storia della Serie A. La Juventus affronterà la Salernitana, l'Inter affronterà l'Hellas Verona e poi si farà pari e patta, si chiuderà questo girone d'andata che veramente la Juventus ha onorato, credo che sia la parola più giusta. Quindi io vi chiedo un mi piace. Io stasera era un pezzo che non chiedevo il mi piace come numero. Io stasera voglio arrivare almeno a 2500 mi piace. Facciamo 3000, perché come tre punti, uno per ogni punto, perché questa sera questi tre punti qua, cavolo, se li abbiamo portati a casa sul serio, questi tre punti qua. Io vi devo dire la verità, mi aspettavo una partita più brutta proprio dal punto di vista emotivo, invece è stata una partita nella quale mi sono inserito con gusto. Con gusto, perché questa partita qua mi ha preso, mi ha catturato come non accadeva da un po'. Non so se è per il discorso relativo al fatto che era da vincere, da conquistare questi tre punti, da portare a casa, o forse proprio perché non me l'aspettavo di chissà che tipo. Invece la Juve è scesa in campo, ha fatto la gara, è partita meglio la Roma probabilmente in questa partita qua, ha preso un palo con Cristante da subito, forse un calcio angolo che nemmeno c'era, almeno questa è la sensazione che mi era parso di percepire in diretta. E poi un altro paio di conclusioni della Roma interessanti, con Dybala che crossava dalla destra sul secondo palo, dove noi ci facevamo anche un po' prendere in quella situazione lì, in quella posizione lì. E poi però tanta Juve. Cioè la Juve stasera è andata a recepire anche delle palle sulla tre quarti, giocate basse da dietro, una volta Yildiz, una volta Vlahovic, e siamo arrivati lì, abbiamo concluso. Vlahovic ha fatto una partita, signori, ma cioè, adesso, una partita mostruosa, una partita capolavoro, cioè veramente qualcosa di... non so descriverlo. Cioè dentro la partita, top. L'assist che fa, top. Cioè veramente oggi Dusan Vlahovic, bene. Probabilmente la sentiva sta partita qua. Sentiva il confronto diretto e indiretto con Romelu Lukaku, e stasera lo vince Dusan Vlahovic. 100-0 lo vince stasera Dusan Vlahovic, 100-0, perché Romelu Lukaku, bisogna fare un altro video per il rinnovo di Bremer, dove tira fuori dalla tasca Osimhen, dove tira fuori dalla tasca Leao, stavolta deve tirarsi fuori dalla tasca anche Romelu Lukaku, perché veramente Bremer lì dietro ha fatto una partita di un'attenzione stratosferica, anche in una serata in cui Danilo probabilmente non riusciva a dare il suo meglio, non era al 100%, post infortunio si sta portando avanti questa cosa, no? Danilo, e anche stasera un pochettino così. Io devo dirvi la verità, la Juve non mi è dispiaciuta per niente fino al settantesimo minuto. Siamo arrivati belli pimpanti, che eravamo andati in vantaggio. Il problema è sempre quello, santo Dio che nervoso, le partite poi non le andiamo a chiudere, perché dopo davvero è stato evidente quanto la Juve si sia abbassata, e c'è stato quel momento in cui ha lasciato palleggiare la Roma, ha cercato di far palleggiare la Roma, e la Roma però non ci credeva così tanto, però poi dal 75esimo in poi, e non è una novità, cioè non era un mistero, non era una cosa che non ti aspettavi, no, lo sapevamo bene o male tutti, ne avevamo parlato
anche qui oggi sul canale avevamo fatto il video in cui raccontavamo che la Roma aveva segnato ben 15 gol su 30 negli ultimi 15 minuti, e secondo me stasera la Roma, dopo in quel momento lì, in quell'arco della partita lì, ti ha messo in grossa difficoltà. Lì è stata proprio un'altra partita, cioè ci sono state due partite oggi secondo me in generale, quella in cui la Juventus ha provato a fare il suo, poi non è riuscita a concretizzare diverse azioni. Mi viene in mente un paio di tiri di Vlahovic, mi viene in mente quella rovesciata di Vlahovic da fuori area, che se fa quella vado in giro nudo per una settimana, e poi c'è stato quella palla di Chiesa per McKennie che non la chiude, quella mi ha... Ah, lì sono proprio, mamma mia, nel momento di tensione più alta, nel momento di tensione più alta in assoluto, non siamo andati a chiuderla, ma dovevamo chiuderla ben prima, secondo me dovevamo chiuderla ben prima, perché noi ci manca quella cosa lì, e ormai noi ci manca quella cosa lì di essere una squadra che continua a fare più gol. Cioè noi purtroppo ne facciamo troppo pochi, noi stiamo veramente massimizzando ogni tipo di cosa dal punto di vista dei gol, dal punto di vista dei punti. Noi stiamo veramente, io non so se c'è mai stato un rendimento così elevato in termini di punti al netto di così pochi gol di differenza. Cioè ieri quando parlavamo dell'Inter, parlavamo di una differenza reti mostruosa dell'Inter, una differenza reti decente per la Juve, ma che si basa principalmente sulla difesa. Ecco, noi dobbiamo migliorare quella cosa lì, e finché non miglioriamo quella cosa lì, poi le partite diventano complicate e soprattutto diventa una sofferenza inenarrabile come la partita di questa sera. Però io in generale la partita di stasera la valuto in maniera positiva e sono contento di questa cosa, perché avevo paura di questa partita. Era una partita molto pericolosa, perché la Roma è una squadra veramente rugnosa, ostica, è una squadra che te la fa cagare un po' la partita. Invece stasera ho visto una Juve che ha fatto il suo. A me la Juve stasera è piaciuta e ha dato una bella, bellissima risposta all'Inter. La mia preoccupazione era proprio quella, lasciarsi un po' cadere in tentazione, cercare di rilassarsi forse, vedendo che anche gli altri... Invece no, noi siamo rimasti lì, noi questa partita qua l'abbiamo vinta principalmente sulla testa, sull'atteggiamento, sull'orgoglio, e questa è una bellissima cosa, perché dal punto di vista del campo un paio di... secondo me di migliorie stasera dal punto di vista del palleggio, dal punto di vista della pressione. Stasera la Juventus ha cercato spesso e volentieri di andare in pressione sul centrale della Roma, basso, che era Ndicka con McKennie, quindi spesso e volentieri la Juve ha giocato praticamente con Yıldız e McKennie in pressing sui difensori avversari per cercare di non farli uscire. Io stasera ho visto una Juve che l'ha preparata bene, che l'ha preparata per vincere, che la voleva vincere, che ha cercato in tutti i modi di portarla a casa. Siamo sempre lì, la vinciamo ancora una volta con un gol a zero. Ovviamente non è che va bene, va benissimo. Che va benissimo. Continuo a considerare utopia il fatto che la Juve possa continuare a lottare in questo modo qui e continuare a far punti. Poi finché ce la fa, ben venga, smentiscimi Juventus fino all'ultima giornata, continua a vincere tutte, però vincimele tutte poi, anche se, ripeto, questa cosa prima o poi la dovremo sistemare. Però chiudiamo il 2023 in maniera ottima, in maniera eccellente, con una vittoria importante contro una squadra importante che aveva un attacco importantissimo, perché Dybala, Lukaku in Serie A, c'è un attacco che può fare male a tutti, può fare la differenza. La Roma era il terzo attacco della Serie A questa mattina e noi abbiamo retto bene l'urto, li abbiamo limitati bene. Dybala ha fatto una partita in cui spesso e volentieri è entrato dentro, no? Perché ci ha dato un po' fastidio Dybala, diciamo la verità. Gli abbiamo lasciato forse un po' troppa libertà per cercare di ostacolare tutti gli altri giocatori, però siamo stati bravi, perché una volta arginato Lukaku, una volta annullato Lukaku, abbiamo completamente spento la Roma. È bastato prendere le misure su Lukaku. E quindi in una serata del genere, in cui la paura poteva essere il gol dell'ex di Dybala, dall'altra poteva essere il gol di Lukaku, che è stato l'obiettivo. E invece cosa succede? Che la vinci con una partita veramente bella di Vlahovic, un assist di Vlahovic. Ragazzi, questa è davvero una cosa che mi fa non piacere di più, super 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 piacere. Quindi tanti auguri ragazzi, se non ci vediamo più, ma ci vedremo, perché domattina esce un altro video, poi domani pomeriggio le pagelle sarà l'ultimo contenuto dell'anno. Però io comunque gli auguri ve li voglio fare lo stesso, perché stasera vado proprio a letto contento, perché non mi aspettavo una Juve così sicura
di sé, così convinta di sé, e sul finale ero convinto di non vincerla. Gli ultimi 15 minuti, volevo, adesso posso dirvelo perché è finita, l'abbiamo conclusa, ma gli ultimi 15 minuti se sentivo un odorino in questa stanza, che veramente adesso devo andare di là a cambiarmi le mutande. Ciao ragazzi, buona serata, buonanotte, forza Juve, siamo lì, guardiamo la classifica mentre ci mangiamo i nostri tortellini di Capodanno, non lo so, roba da Emiliani. Se vi mangiate i tortellini anche voi, fatemelo sapere nei commenti. Stasera post partita un po' così, sbarazzino.